Questo video è in collaborazione con Grande Inverno e Fantasia Store, dove se inserirete i codici riportati in descrizione potrete accedere alla vostra percentuale di sconto e con i network Keyforge Italia e Crazy Killing Machine. Buona visione! Signori, ben ritrovati sul canale con il nostro consueto appuntamento settimanale. Vi capita spesso di non fare caso ai vincoli che avete appena accumulato e pescate comunque fino ad avere 6 carte in mano? Vi dimenticate nel primo passo di forgiare una chiave? Avete altri problemi legati all'ordine o alle emergenze? In questo video andremo a vedere quali sono i 5 punti che vi semplificheranno la vita in Keyforge. Andiamo a dargli un'occhiata. Reperire dei segnalini di fortuna. Qualsiasi cosa si possa dire di Keyforge, sicuramente una di esse sarà che i giocatori hanno bisogno di segnalini. Esistono segnalini danno, potenza, stordito, protezione, adirato, ambra, armatura e chi più ne ha più ne metta. Ma se non si riesce ad avere un assortimento di segnalini ufficiale, come si può ovviare? In vostro aiuto ci sono le pietre da acquario o i dadi. I primi è consigliabile utilizzarli per indicare uno status forza in aumento, indicare la protezione di una creatura o più semplicemente utilizzare il sasso come ambra. Ma se volete utilizzare questo prodotto per i primi 2 utilizzi, a rimpiazzarli per il terzo c'è degnamente il ghiaccio finto. Spaventosamente somigliante alle ambre del gioco, questi piccoli pezzi di plastica dura possono dare l'impressione reale di avere per davvero dei frammenti d'ambra nella riserva comune. Potete trovare questi prodotti nel reparto acquari di un qualsiasi negozio cinese o di bricolage della vostra città e raramente superano i 3 euro di valore. I dadi invece svolgono benissimo alcune specifiche funzioni. Possono indicare quante ambre avete nella vostra riserva, i danni o l'armatura rimanente ad una creatura. Peccato però che non siano ammessi in tornei ufficiali. Ma niente paura, potete utilizzarli tra amici per svolgere delle partite amichevoli. Potete trovarli in qualsiasi fumetteria o negozio di giocattoli della vostra città e il prezzo è variabile a seconda del dado che sceglierete. In descrizione vi lascerò dei link della sezione dadi da gioco di alcuni siti, dove potrete acquistare quelli che preferite. Forgiare è la prima cosa. A volte capita di saltare la prima fase a piè pari. Si è presi dalla foga e dalla concentrazione per impostare la prossima mossa e inevitabilmente, soprattutto quando si inizia a giocare, si tira dritto senza preoccuparsi di forgiare. Ogni giocatore ha la sua impostazione di gioco. C'è chi imposta classico e chi imposta a suo piacimento, ma quasi tutti sono accomunati da una cosa: mettono le ambre sul terreno di gioco o sulla carta identità dell'arconte. Vi parlo per esperienza personale, dato che sono un giocatore che regolarmente si dimenticava di forgiare e questo in diversi tornei poteva crearmi qualche problema. Sono stato fortunato, dato che ho trovato sempre avversari che hanno ammesso la dimenticanza, visto che può succedere praticamente a tutti, e mi hanno permesso di forgiare fuori fase. Ma non è sempre così. E allora come si fa a non dimenticarsi mai di creare una chiave durante il primo passo? La soluzione è quella di mettere le ambre direttamente sulle chiavi. Giocando con quelle in ferro, il ghiaccio finto sembra adattarsi perfettamente negli slot vuoti dove le ambre andrebbero incastonate, ma potete utilizzare qualsiasi tipo di chiave e qualsiasi tipo di ambra per risolvere questo problema. Quando avrete racimolato 6 ambre su una singola chiave, potrete mettere le altre sulla seconda, e così via anche sulla terza, in attesa di arrivare al proprio turno, evitando di ignorare il primo passo. Segnare i vincoli. Se non si possiede un segnavincoli ufficiale in acrilico, in cartone o in forma carta, si può tranquillamente far uso di un dado. Soprattutto quando si iniziano a giocare le prime partite sul crogiolo, il dimenticarsi di pescare delle carte in meno è una questione sempre in agguato. In questo caso, per non dimenticarsi di scontare la penalità accumulata, potrete mettere il dado con il numero di vincoli che avete sopra il mazzo. Noto con estremo piacere che è sempre più di largo uso mettere il numero di segnalini sopra il mazzo. In questo caso, quando andremo a pescare le carte durante l'ultima fase, ci ritroveremo con il numero dei vincoli praticamente sotto gli occhi. I dadi, se non si possiedono i segnavincoli ufficiali, svolgono benissimo il ruolo di ricordarti che, per il numero di turni riportati sulla sua faccia, avrai delle carte in meno da pescare.
Sconsiglio invece l'utilizzo dei segnalini di qualsiasi natura per segnare il malus, dato che durante la fase di pescaggio potrebbe risultare scomodo mantenerli sul mazzo. Bustine di scorta. Le bustine si aprono, è un dato di fatto. A volte perché non sono delle migliori o sono difettate, altre perché l'utilizzo prolungato del prodotto potrebbe averne compromesso la stabilità e la durabilità. Ma cosa succede se nel bel mezzo di un torneo ti si apre una bustina che ti costringe a giocare con una carta nuda? Le opzioni possono essere tre. Togli le bustine a tutte le carte, esponendole a qualsiasi tipo di danno da usura. Sei costretto a ritirarti dal torneo, scelta meno consigliata. E opzione numero 3, acquisti una nuova scatola di bustine per limitare il danno. Per questo motivo, quando parteciperai a qualche torneo o semplicemente ti recherai nella tua fumetteria di fiducia per qualche partita di test e utilizzerai il tuo mazzo contenuto all'interno delle bustine protettive, ti consiglio sempre di portarne qualcuna in più con te per le emergenze. Il numero può variare, ma vi consiglio di partire da un minimo di 5. Puoi mettere le sleeve in più nel tuo portamazzo, in modo che le avrai sempre a portata di mano per riparare tempestivamente ogni imprevisto. Porta minuteria. Quando ho iniziato a giocare, lo starter set è stato uno dei primi prodotti che ho acquistato. Avendo tanti segnalini a disposizione, quindi, ho optato per metterli tutti dentro una sacca e portarli sempre con me. Parlo per esperienza, dicendo che hanno avuto vita breve. Infatti, si sono danneggiati perché, non avendo un contenitore solido, hanno risentito di ogni urto che lo zaino potesse avere. Quindi, memore della brutta esperienza, ho scelto un porta utensili da bricolage, che è risultata la scelta più azzeccata. Successivamente ho attaccato un adesivo, che mi sono fatto stampare dalla mia copisteria di fiducia, che ho ideato io personalmente. Dal porta utensili da bricolage, infatti, sono poi passato alla Hope Vines Box, che ho acquistato al Tiger. E da quel momento, per me rimane la scelta numero uno per spazi e facilità di accesso ai segnalini. Essendo suddivisa a scomparti, essi si potranno piazzare nel bel mezzo dei campi di battaglia o semplicemente al fianco dei giocatori, non andando a disturbare chi ti gioca vicino con lo sportello del portautensili. Ma anche la Hope Vines Box ha i suoi contro. Uno tra tutti è la poca sicurezza delle sue cerniere, che a volte fanno cilecca e rischiano di rovesciare a terra tutto il suo contenuto. A differenza invece dell'articolo per bricolage, che ha una chiusura solida ed affidabile. Per questo consiglio di portarsi dietro l'Hope Vines Box soltanto se si ha uno spazio adatto a tenerlo in sicurezza, tipo all'interno di zaini o tracolle. Quindi porta utensili o Hope Vines Box, dipende dall'uso che volete farne. Se siete dei giocatori più settoriali, che addirittura dividete i danni per averli in compartimenti stagni, allora la scelta dell'articolo di Casa Tiger fa per voi, mentre se la cosa non vi interessa, il bricolage è la vostra scelta. Ultima soluzione, più compatta, è lo scompartimento che si trova in certi portamazzo. Se prenderete ad esempio un Gemini Deck Box della Gamegenic, un Deck and Tray Case 100 Plus della Ultimate Guard o un Deck Vault della Ultra Pro, per citarne tre che hanno un prezzo di fascia bassa che tratteremo in un video futuro, potrete mettere i vostri segnalini nei loro spazi appositamente creati e giocare in qualsiasi posto vogliate forgiare una chiave. Mi auguro che il video sia stato di vostro gradimento. Prima di salutarci, volevo invitarvi ad iscrivervi ai canali che trovate in sovrimpressione per seguire in maniera attiva ogni contenuto e per sostenere la community. In più, in descrizione troverete la wiki con tutte le carte di Keyforge pubblicate finora. E se durante una partita vi verrà qualche dubbio su come risolvere un determinato effetto, per ogni carta c'è una sezione dedicata dove troverete le risposte che cercate. Vi ringrazio per essere stati in mia compagnia. Noi ci vediamo al prossimo video!